Buonasera a tutti e bentrovati per questo nuovo episodio di Storia di Album. Nell'ultimo episodio siamo andati ad analizzare uno degli album più importanti della storia della musica italiana, ovvero Come profondo il mare di Lucio Dalla. Quest'oggi torniamo in ambito internazionale con un album di importanza incredibile per il pop rock mondiale. Lui è Sting e questo è The Soul Cages. Fisherman's yard, a bloodless moon where the oceans die. The shoal of night stars hang fire in the nets, in the chaos of cages where the crayfish lie. Where is the fisherman? Where is the boat? Where is the keeper in his carrying coach? A eclipse on the moon when the dark bird. La formazione presente in questo album è di livello altissimo. Sting canta e suona al basso, poi troviamo le chitarre di Dominic Miller, Kenny Kirkland e David Sanchez alle tastiere, la batteria di Manu Kacey, Vince, Bill Summers, Tony Vacca, Skip Burney, Ray Cooper, Mamiungo Jackson alle percussioni, il sax di Branford Marsalis, l'oboe di Paola Paparelle e Catherine Tickell alla cornamusa. Una formazione internazionale e di altissimo livello, quella che intraprese questo terzo viaggio discografico con il cantante di Newcastle.
The Soul Cages è il terzo album in studio del cantautore britannico Sting, pubblicato nel 1991. Il disco è una dedica del cantante di Newcastle al padre, scomparso da poco, alla fine del 1989. Si tratta di un concept album nel quale i brani riflettono il rapporto tra Sting, il padre, e i suoi sentimenti dopo la scomparsa del genitore. A livello di critica seguì il successo dell'album precedente, Nothing Like the Sun, raggiungendo la vetta della Official Album Chart nel Regno Unito. Inoltre sfondò anche oltre l'oceano, raggiungendo il secondo posto nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. On a distant planet that whirls around the April moon, whirling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. All my kingdoms turn to sand and fall into the sea. I'm mad about you. I'm mad about you. From the dark, secluded valleys, I heard the ancient songs of sadness. Every step I thought of you, every footstep only you, every star a grain of sand, the leavings of a dried up ocean. Tell me how much longer, how much longer? To see a city in the desert lies, the vanity of an ancient king. The city lies in broken pieces, where the wind howls and the vultures sing. These are the works of man. This is the sum of our ambition. We'll make a prison of my life. If you became another's wife, with every prison blown to dust, my enemies walk free. I'm mad about you. I'm mad about you. All'interno di questo album figurano alcuni dei più grandi successi della discografia di Sting. The Soul Cages è la title track dell'album ed è un brano che tratta la tematica della sofferenza delle anime umane, superata con la libertà, con la speranza e con il coraggio di difendere ciò che è giusto. Questo brano portò inoltre Sting a vincere un Grammy Award nel 1992 nella categoria Miglior Canzone Rock. Mad About You è una canzone d'amore caratterizzata da un sound tipicamente medio orientale, arricchito anche dalla massiccia presenza delle percussioni e dal sax di Branford Marsalis. All This Time è uno dei brani più importanti della discografia di Sting e narra la storia del rapporto tra Sting e il padre e del desiderio del genitore di essere seppellito in mare, nonostante ciò si scontri con i dettami del cattolicesimo. A livello musicale, il brano è caratterizzato da una melodia orecchiabile e da un ritmo molto importante e scorrevole che sostiene tutto il brano. City in the fog and an orchard tower where the seagulls play.
Cosa possiamo dire di più su quest'album? Assolutamente nulla, è un altro album capolavoro. Un album capolavoro come Nothing Like the Sun, come The Dream of the Blue Turtle, come Ten Summoner's Tales. La prima fase della carriera solistica di Sting la ritengo una fase incredibile, con un album più bello dell'altro. L'apice secondo me lo raggiunse in due punti diversi, con l'accoppiata Dream of the Blue Turtles e Bring on the Night Live in Paris e poi con Ten Summoner's Tales. Ma ci sono album incredibili anche nella fase successiva. Un cantautore che è sempre riuscito a rinnovarsi e che è sempre riuscito a mettere delle chicche all'interno della sua produzione. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram di Michele Drummer. Vi ricordo che tutte le mattine alle 7:30 pubblicherò una nuova drum cover, tutti i lunedì alle 21 un episodio di storie di album e tutti i sabati alle 19 un episodio di pillole musicali. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video e vi auguro una buona serata.